poi c'è un... Che buono! Un gelato! E mamma ha preso anche il vino! E poi c'è, e le ha preso
l'apple juice, il succo di mela, e Tommaso ha preso invece il succo d'arancia. E quindi stiamo giocando. Mamma invece ha chiesto dell'acqua calda per farsi il suo tè verde che ha portato da casa. Che mi hanno detto: signora, come te abbiamo solo un tè molto forte che è simile al caffè. No, sono già agitata di mio, grazie. Ma cosa vuol dire fare il video secondo te? Devi parlare se vuoi fare il video, no? No? Beh, ti piace questo gioco degli sticker, amore? È bellissimo, ora stiamo preparando l'armadio. Allora, mancano 3 ore e 40, il tempo inizia a non passare mai. E qui siamo passati al disegno e ai labirinti per Tommaso. Sta facendo i labirinti. Invece le sta disegnando, fai vedere come disegni, vai. Fai una faccina sorridente, dai. Qui c'è la gallina che ho fatto. Ah, la gallina! Fai una bella faccina sorridente, dai. Sì. Ok. Occhi. Occhi. Il naso. Un bel sorriso. Un bel sorriso. E perché? Oh, grazie. semifreddo al cioccolato al latte.
essere alla prossima ora perché non è possibile. Quanto mi piacciono queste cose, disgraziatamente. Allora, noi siamo arrivati a Boston, abbiamo passato il controllo della la polizia, controlli vari, abbiamo preso i bagagli, adesso stiamo cercando di acchiappare un paio di carrelli perché siamo carichi di valigie da una parte e dall'altra, sono 8 valigie, 2 bambini e un passeggino, quindi abbastanza impegnativo. E poi dovendo andare a Kansas City, noi dobbiamo fare, adesso dobbiamo occuparci di andare a fare nuovamente il check-in, anche se il biglietto l'abbiamo già preso a Roma, e quindi lasciare i bagagli nuovamente, il passeggino nuovamente. Lo sapevi? Io sapevo il check-in. Ci dobbiamo abituare al fatto che qui nessuno usi le mascherine, in aereo lo stesso, e d'ora in poi la vita sarà così. Senza le mascherine. Quindi sarà difficile, la terremo finché a scuola, non lo so amore, lo scopriremo nei prossimi mesi. E basta, ci si vede. Quindi a quanto pare ce l'abbiamo fatta, adesso stiamo andando, abbiamo superato. Tra l'altro io nella mia ignoranza pazzesca non sapevo che Boston fosse, cioè non avevo mai localizzato Boston in vita mia, no? Da quel poco che ho visto atterrando c'era una baia pazzesca, era una cosa veramente bellissima. Mi dispiace tanto non aver potuto godere di quel panorama. Vedete lì là, forse da quella parte si nota, vabbè da qua non si nota un tubo, si vede a malapena da qua. Cioè deve essere veramente, ci deve essere veramente un panorama pazzesco. E niente, noi adesso dobbiamo andare al... abbiamo lasciato nuovamente le valigie da imbarcare, abbiamo stranamente recuperato tutto, passeggino compreso, che non sapevano dove fosse finito. Ora ci avviciniamo al terminal e aspettiamo. Allora, i bambini sono già nella fase di stanchezza da notte, perché chiaramente per noi praticamente è ora di dopo cena, già ormai sono le 9 in Italia, quindi ora inizia la fase più difficile. Io spero riusciranno a resistere abbastanza bene in queste ore che ci separano dal volo, in modo che poi dormano un po', perché altrimenti è la fine. Ho appena scoperto che per aver preso questi 2 carrelli ai ritiro bagagli per arrivare qui abbiamo speso $6 a carrello. E inizia malissimo. A me lei mi fa tanto ridere. Ci siamo fermati, c'è una piccola area bimbi giusto per... sono impazziti, tanto per farli stancare ancora un po'. C'è una piccola area bimbi e ci siamo fermati verso, andando verso il gate, così stiamo andando in bagno a turno. Abbiamo anche in questo caso, come nel primo volo, ma meno peggio, 4 posti diversi, non vicini, e quindi ora dobbiamo avvicinarci al gate.
vedere un po' se si può fare qualcosa in anticipo. Spero che ci diano 4 posti vicini, ma non penso che esistano 4, perché questo è un domestic flight, quindi è un volo interno, è un volo nazionale, e non penso abbiano la fila da 4, sarà come noi che hanno la fila da 3. E niente, quindi vediamo. Tommaso, cosa stai mangiando? Il burrito americano. Beh, non è proprio americano, anche se ci siamo. Il burrito di Boston, allora. Il burrito di Boston. Siamo verso la fine del nostro viaggio, perché siamo in fila per l'imbarco verso Kansas City. Abbiamo mangiato molto sanamente, molto poco americano. Abbiamo mangiato una quesadilla e un burrito. Immagina, in Messico. Era un po' piccante, vero? Un po'. Va bene. Niente, noi tra un po' ci imbarchiamo, che il cielo ce la mandi buona. Non ci hanno spostato i posti neanche questa volta, e quindi dovremo supplicare per avere almeno i posti a due vicini. Ci siamo, siamo pronti ad andare. Io sono con Tommaso, che si sta addormentando, e finalmente siamo pronti ad andare. Speriamo di dormire. C'è freddo, ma c'è il keyway, cuscino, finestrino. Sono le 5:30. Fa freddo. Freddo. Di cose per giocare, un sacco di regali, cose da colorare, un sacco di giochini e i colori. Hanno ricevuto tantissimi regali. Siamo stati accolti anche quassù con i palloncini. Siamo stati accolti da un comitato d'accoglienza pazzesco, a dir poco pazzesco. E niente, siamo in camera esausti. Siamo riusciti a portare tutto, abbiamo avuto un'accoglienza allucinante, con cartelloni, striscioni, palloncini, torta di compleanno, regali, frutta, acqua, barrette, uno zerbino per la casa nuova. Sono senza parole, poi per il compleanno di Tommaso regali, senza parole. Ci vediamo al prossimo video.
inizia la nostra avventura.